Ciao, allora stamattina cercherò di fare questa acconciatura sperando di non fare danni e cercherò appunto di dare un senso a questi capelli perché stamattina non si possono proprio guardare, cioè non hanno senso, non sono né lisci né ricci né mossi, nulla, cioè sono proprio indescrivibili questi capelli. Allora io direi di iniziare a pettinare i capelli. Questa è la mia spazzola personale, ovviamente qui abbiamo tutte le spazzole personali, solo che vorrei comprarne una nuova, magari diversa rispetto a questa. Allora, sto notando una cosa, praticamente sono cresciuti qui alla radice dei capelli piccolini, aspettate che ve li faccio vedere. Cioè, non so neanche come gestirli questi capelli. Cioè, sono proprio piccolini. Sicuramente magari saranno gli effetti dell'olio. Comunque ho messo prima un'unghia nell'occhio. Per questo, cioè, sembra che sto piangendo, mi brucia l'occhio. Non so se avete visto prima, ho messo l'unghia nell'occhio praticamente. Vabbè. Allora, io direi di fare una bella riga al centro. Vediamo. Devo essere sincera, stamattina i miei capelli sono abbastanza lisci, ecco. Ok, ho fatto la riga e li ho pettinati. E nulla, cioè questi piccoli capelli davanti ci sono sempre. Allora, per fare questa acconciatura mi servirà questo pettine per cercare di dividere i capelli e poi degli elastici piccolini. Questi qui, aspettate che ve li faccio vedere. Questi piccolini. Allora, per prima cosa devo mettere i ciuffi davanti. Non so se ve l'ho detto, ma l'altra volta mia mamma mi ha tagliato un po' i capelli, cioè non so se si notano, ma leggermente le punte, ecco, per non fare danni. Solo che questi davanti, cioè, stanno mossi, no, non sono lisci. Giustamente io devo complicarmi sempre la vita, comunque forse ce l'ho fatta a prendere i ciuffi. Li ho presi anche uguali? Penso di sì. Vediamo. Ok, allora questi dovrebbero essere i ciuffi davanti. E fin qui ci siamo. Ok. Adesso dobbiamo andare avanti e fare il secondo passaggio, perché i ciuffi direi che vanno bene questi. Devo prendere un'altra ciocca più grande e poi legarla con questo. Ma perché quando lo fanno gli altri sembra più facile, quando cerco di fare io un'acconciatura è tutto complicato? Cioè, per me è molto difficile fare le acconciature. Infatti, ad esempio, quando ero piccola e andavo a scuola di danza, lo chignon lo faceva sempre mia mamma perché io non ero capace. Vabbè che ero piccola anche, però faceva tutto mia mamma. Ora, nel frattempo ho finito di fare questo codino, non so, ho messo l'elastico qui e poi ho deciso di mettere la pinza ai ciuffi, perché altrimenti avevo i ciuffi davanti agli occhi e non riuscivo a vedere praticamente nulla. Nel frattempo ho preso anche quest'altra ciocca e adesso devo legarla con un altro elastico. Aspettate. Adesso vi farò vedere il risultato finale di questa ciocca perché devo vedermi allo specchio, altrimenti non riesco a farla. Ok, allora ho messo l'elastico. Ovviamente non è uscito uguale all'altro,
Ma ci avrei scommesso qualsiasi cosa che non sarebbe uscito uguale, ma proprio sicura al 100%. Adesso, quella ragazza, perché io ho visto il tutorial di come ha fatto questa acconciatura quella ragazza, praticamente ha preso questa ciocca, poi l'ha divisa a metà, ha tipo fatto così, cioè ha attorcigliato le singole ciocche e poi ha messo l'elastico. Dato che praticamente a me non esce nulla facendo così, ho deciso di attorcigliare direttamente le due ciocche. Magari l'effetto poi sarà simile a quello che ha fatto quella ragazza. Perché altrimenti, cioè, a me non usciva nulla. Vediamo. Se facendo così magari l'effetto sarà simile. Vedete, sto semplicemente attorcigliando le due ciocche. E poi metterò l'elastico. Ovviamente farò la stessa cosa anche sull'altra ciocca. Ok, ho messo l'elastico e adesso vi farò vedere l'effetto da più vicino. Direi che è abbastanza simile a quello che ha fatto quella ragazza. Quindi adesso farò la stessa cosa con questa ciocca. La divido sempre a metà e poi attorciglio le due ciocche, le unisco. Come ho fatto prima. Ok, ho messo l'elastico anche qui e questo è il risultato finale di questa specie di treccia, non so come si potrebbe definire. Poi, come passaggio successivo, praticamente quella ragazza ha preso queste due ciocche e le ha legate qui dietro, sempre con un altro elastico. Quindi io farò questa cosa adesso, le legherò dietro. Ok, finalmente sono riuscita a legare queste due trecce, definiamole così, dietro la testa. E prima stavo facendo un piccolo danno perché non solo stavo legando le due trecce, ma anche tutti i capelli dietro. Quindi per fortuna poi sono riuscita a risolvere. Cioè, adesso lo so che sembra una cosa brutta, ma vi posso assicurare che non è un'acconciatura brutta. E poi lo vedrete quando abbiamo finito. E adesso andiamo avanti e dobbiamo fare l'ultimo passaggio praticamente. Allora, adesso ho preso sempre un'altra ciocca vicino a quella di prima, solo che adesso non farò la stessa cosa che ho fatto prima, ma farò praticamente una treccia. Quindi devo dividere le ciocche a tre, non a due, e poi farò la treccia. Questa in teoria dovrebbe essere più facile rispetto a quella di prima. Ho già fatto più di metà treccia. Comunque, pensavo che sarebbe stato più facile realizzare questa acconciatura, invece mi sbagliavo. Perché alla fine le cose più semplici si rivelano quelle più complicate. Vabbè, dai, ho quasi finito. Tanto devo fare poi la stessa cosa dall'altro lato, cioè un'altra treccia, e poi sistemare ovviamente i ciuffi che adesso sono praticamente brutti perché sono raccolti, però ho fatto bene a raccoglierli perché altrimenti non avrei visto nulla con i ciuffi davanti. Che dite, la faccio fino alla fine la treccia? Sì, dai. Non posso lasciare questo così, c'è ancora troppo lungo. E poi leggo tutto con l'elastico nero, ovviamente. Per fortuna stamattina ho trovato questi elastici neri. Mi sa che sono di Jenny. Non lo so, però. Cioè, non sono sicura. Comunque è più complicato fare queste cose anche perché ho le unghie troppo lunghe.
Adesso sto mettendo l'elastico, come vi ho detto prima. Ora questa è la treccia. Guardate come è bella. Così quasi farei tutta la testa così, con le trecce piccoline. Che ne dite? Oh, è una pazzia. Ok, finalmente ci siamo. Questo è il risultato finale. Non so se si vede bene. Aspettate che mi avvicino. Allora, ho bagnato i ciuffi davanti, così stanno un po' fermi, diciamo. Ecco così. Poi, queste sono le due trecce e queste sono le altre due trecce, definiamole così, anche se non sono proprio trecce trecce. Comunque, nulla, cioè non so se voi la vedete bene oppure devo avvicinarmi. A me piace, cioè alla fine sono un po' più in ordine, ecco, i capelli. E magari scrivete nei commenti che cosa ne pensate di questa acconciatura, oppure se avete qualche acconciatura da consigliarmi e io la farò. Allora vi saluto e ovviamente vi saluta anche Jenny, lei è a scuola e tra poco torna. Ciao!